Benvenuti sul mio canale. Allora, oggi nuovo video, come avete capito anche dal titolo, è uno spacchettamento, insomma, di passioni unghie. Come vedete anche dal pacco, stavolta bello grande, che manco c'entra nell'inquadratura. Anche perché il cavalletto più alto di così non riesco a metterlo, anche perché ho un cellulare bello pesante, insomma. Mi sono munita anche di forbicette. Dopo vi dirò comunque anche tutti i prezzi che poi vedrò qua nel PC, così vi dirò anche i prezzi. Sono tante cose, soltanto che sono tutte cose che già Passioni Unghie ha, quindi non sono novità, né offerte, niente di niente, perché stavolta ho fatto solo un acquisto così grande, insomma, medio grande, perché mi stava finendo veramente tutto, tra gel, tra i preparatori, tra il sgrassatore, insomma, eccetera, 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 stavo finendo tutto, sennò proprio non potevo fare più, ad operare più sulle mie clienti. Quindi questa volta è un ordine solo per quanto riguarda tutte le cose necessarie per fare una ricostruzione, insomma, diciamo, delle cose che stavo finendo. E solo due colori sono riuscita a prendere, basta, che mi pare che erano in offerta. E, però vabbè, pazienza, infatti volevo andare su più sui colori, dato che ho soltanto 52-53 colori, non ho tantissimi dei Passioni Unghie. Però per adesso ho dovuto fare questo ordine qui su tutte le cose che ho finito e che dovevo riprendere, se no non potevo fare più una ricostruzione, insomma. E per il prossimo ordine sarà soprattutto i colori, perché mi servono veramente. Mi sono munita, come ho detto prima, anche delle forbicette. Adesso lo apriamo, che mi pare che lo apro di qua. Scusate che nascondo qua, che mi ha brillantinato tutto qua, questo il pacco. Adesso lo apriamo insieme anche da qua. Lo vedete che lo devo aprire ancora, perché mi è arrivato proprio un'oretta fa, e quindi ho deciso di fare poi subito il video, insomma, dato che comunque io di solito sono i primi, ho fatto spacchettamento, non ce la faccio a resistere, devo aprire. Anche se sono cose comunque che già avevo, però insomma. Ah, ecco, già qua c'è una cosa. Faccio vedere dopo. Allora, due pacchi proprio. Ho due pacchetti praticamente. Uno, aspettate che questo non c'entra. Cavalletto, scusate. Ok, ci siamo. Ah, questo è un po' più grande. Dentro c'è più niente. Sicurezza. Pare di no. Tutto vuoto. Ok, perfetto. Allora, prima cosa che vi faccio vedere sono questi qua, i pads, questi da 500. C'è scritto: pads in cellulosa per la rimozione dello strato di dispersione del gel, non si sfaldano durante l'utilizzo e non rilasciano i pelucchi. Ho visto un sacco di recensioni, hanno detto che... qui è venuto bugato, vabbè, che sono ottimi questi pad, io pure li stavo finendo, questi sono 500, quindi per un bel prezzo dovrei essere a posto. E sono questi qui, mi hanno detto che sono ottimi, che non, infatti non si sfaldano e niente, insomma. Ma infatti dal tessuto pare effettivamente, cacchio, belli resistenti. Poi qui c'è open per aprire, cacchio, infatti sì, pare ne proprio molto molto... Aspettate, mi tiro su la maglia, perché ho questa qui che si è buttata la maglia. Allora, infatti dal tatto sembrano veramente effettivamente belli, robusti, insomma. Mi piace, quindi questo bello, qui c'è sta un capello, non so di chi è. Qui insomma c'è sta questo bellissimo rotolone da 500 pads. Questo qui... da 500 pad l'ho pagato, adesso ve lo dico subito che lo cerco, l'ho pagato 5,90 euro, questo 5,91 euro. Allora adesso andiamo ad aprire questo pacchettino e poi dopo andremo a aprire questo qui grande. Allora apriamo questo, ovviamente sempre la solita fregna, insomma. Qui vi ringraziamo dell'acquisto, che non bugo i prodotti sotto. Faccio così, spacco tutto, faccio prima. Allora vediamo nel primo pacchettino cosa abbiamo. Eccolo qua,
Uffa, non ce l'ho fatta, che sfiga. Io volevo. Pensavo che c'era, che io volevo la bustina. Oh, non ce la faccio mai. Del prossimo anno vedo se la fo. Che te dà nella bustina, quella acquista, che ci sono le palle di Natale, che buone feste, c'è scritto. Non ce la faccio mai ad averla. Pensavo che era in tempo, vedi, ancora stiamo su tutte le feste, però vabbè. Pazienza. Allora. Ah, perfetto. Qui ci hanno messo soltanto i cleaners, da come vedo. Ok, non c'è più niente. Ho preso questi due, adesso li apriamo insieme. Allora, vediamo un po' se senza, non gliela faccio senza forbici. Allora, apriamo con le forbici. Eccolo qua. Aiuto! Ah, ma ce n'è un'altra, scusate. Fortuna, impedito, impedito. Allora, ho acquistato questo qui, il brush cleaner, volevo vedere com'era. Fa sentire l'odore? Se puzza, no? No, mi pare che puzza tanto. Che questo è per la pulizia per i pennelli, brush cleaners. Infatti, liquido per la pulizia dei pennelli. Ho preso questo, che lo volevo provare. Questo è da 150 ml, mi è costato allora. Questo mi è costato 4,99 euro. L'ho preso perché lo volevo provare. Poi, in teoria, di questi ne ho presi due, sperando che tra l'altro pacco c'è, perché ne ho messi due. Che questi vanno via, che ne è mera mia. Il cleaners, quello per sgrassare praticamente la dispersione del gel. Che il cleaner invece questo l'ho pagato 3,99 euro, sempre da 150 ml, questo qua. E quindi ho preso questi due, questo qui per la pulizia dei pennelli, questo che ne ho preso un altro, io ripeto, spero che sta sul sacco quello grosso, perché va via veramente, che è una meraviglia. Ok, adesso apriamo questo qui grande. Ovviamente c'è sempre il modulo di resa di sostituzione, come conservare i gel qui, eccetera eccetera eccetera. Le solite cose. Ok. Ah no, ce l'ho la busta con le feste, eccola, ce l'ho fatta. Che carino. Non c'è più niente. Oh, pensavo di non avercela, invece no, per metterla solo con i due, ne ho messo quella solita normale. Buone feste, molto carina, la prima volta che ce l'ho questa, ma la tengo. Molto molto carina. Allora, apriamo sacchettino. No, queste cose ve le faccio vedere per ultimo, penso. I colori, cose varie. Tiro fuori un attimo tutto. Ah, sono emozionata. Sono emozionata. Infatti no, altro che quelli qua, gli altri due, perfetto. Ok, ci siamo, finito tutto. Oh, questa qui me la tengo, questa che vi dicevo prima che volevo. Che bello. Allora, partiamo con l'omaggino. Anche l'omaggino, questo qui, buone feste, passione unghie. Wow, bellissime! Ho qualcosa di diverso finalmente. Fa vedere. Che carine, queste sono le stelline belle, queste argent proprio natalizie, argentate con tutti gli arcobaleni. Aiuto. Adesso le faccio vedere meglio. Eccole qua. Carine, belle tanto. Grazie Passione Unghie per questo omaggino, molto molto bello. Che l'ho visto un video, anche una ragazza ha ricevuto queste. Sono veramente veramente belle. Poi ne ho preso un altro pennello, questo qui stavolta per quello di base, per stendere il gel. Adesso ce la faccio aprirlo. Che ogni volta per aprire, aspettate che qua, se no io non vedo niente con la luce davanti. Si vede abbastanza bene, dai. Allora, se ce la faccio aprirlo, l'ho fatta. Pare, sì. Molto carino anche il packaging. Comunque, vedete, questo qui è quello. Oh, metto a fuoco? Quello di base. Io praticamente, scusate, ma oggi in casino. Ecco, vediamo com'è. Oh, questo me ce dovrei trovare perfettissimo. Non pare che c'ha la colla. Oh sì. No, non ha la colla.
Eccomi, scusate, vi stavo dicendo che questo appunto qui, vedete, questo gel per il base, per mettere il gel base. Questo quindi lo volevo provare, ma ci dovrei trovare abbastanza bene per fare bombature, eccetera. Molto bello, anche il packaging. So perché oggi non vuole mettere a fuoco. Vabbè, pazienza. Allora, mettiamo dentro per bene. Ok, perfetto. Allora, questo qui... Il pennello, questo per gel base, l'ho pagato, lo sta? Pennello trendy base, si chiamano 9,99 euro. Quindi questo è uno. Ho preso solo un pennello che l'ho visto, lo volevo provare e vediamo un po'. Poi, eccoli qua. Ho preso quest'altri due. Adesso prendo sempre la forbicetta, non l'ho messa qua. Allora, ho ripreso questo qui, Fresh and Pure, questo per disinfettare e purificare le mani, sia prima di fare un refill e prima di iniziare una qualsiasi lavoro, ricostruzione, copertura semipermanente. E poi un altro cleaners, come già vi ho detto prima. Allora, questo qui invece, il Fresh and Pure, l'ho pagato... L'ho pagato 5,99 euro, sempre da 150 ml. Ok, poi ho preso l'Easy Gloss che lo volevo provare perché io ho preso sempre, poi qua ho preso anche l'Ultra Gloss, adesso lo faccio vedere, ho preso sempre l'Ultra Gloss, però per cambiare volevo Easy Gloss, eccolo qua, la boccetta lucido universale da 15 ml, vediamo un po' com'è. Abbastanza liquido e liquidino e niente, siccome ho usato sempre l'ultra gloss mi sono trovata sempre bene, però volevo provare anche l'easy gloss anche per sgrassarlo col cleaner alla fine del lavoro oppure con le cuticole, insomma. Allora, l'easy gloss l'ho pagato 11,99 euro, eccolo qua. Poi mi sono presa carino, adesso l'ultra gloss l'hanno messo così come per i semipermanenti. Carina la boccetta, vedi qui adesso come si apre? Aiuto. Ah, così. Carine le boccette che hanno fatto. Infatti i semipermanenti hanno fatto tutte queste boccette qua nuove. Top senza dispersione. Ho ripreso anche un altro ultra gloss. Ah, oddio. Si apre, ecco. Ed è così. No, ha fatto così i pennelli. Questo è ultra grosso, leggermente ovviamente più denso, insomma. Ecco qua. Allora, l'ultra gloss, questo qua l'ho pagato 11,99 euro, sempre da 15 ml. Che carina, boccettina, mi piace tanto. Bello, bello, bello. Poi ho preso anche il Nail Prep, perché quello che ho mi sta quasi finendo. Nail Prep di idratante, questo sempre da 15 ml, carina la boccettina così opaca, bellissima proprio. Vabbè, questo sempre così, stavolta bianco. Vediamo com'è questo. Guardate il pennellino, proprio piccolino. Sì, proprio liquido, è venuta una vampata, va bene. Infatti qua c'è scritto Nail Prep. Carine tanto queste boccettine, mi piacciono tanto. Allora, nel prep invece, questo è sempre da 15 ml. Sì, perché il mio era di meno, quello che ho io. Mi è costato 5,99 euro. Questo. Poi, i colori li facciamo per ultimo. Ho voluto provare questo qui, questo blush da 15 ml, che praticamente è un cover per quando uno fa la French o camouflage, come lo vogliamo chiamare. Aspettate che volevo prendere il pennello per farvi vedere la spatolina, no, il pennello, scusate, per farvi vedere insomma meglio la densità e tutto. E volevo vedere com'era. Questo è blush 15 ml cover costruttore. Vediamo un po'. Ho preso da 15 ml. Wow, bellissimo. Perché io un cover non ce l'ho.
Le clienti è raro che mi chiedono una French, ma se me la chiedono poi non ho un cover, insomma, da mettere lì sotto. Wow. Allora, in camera pare color carne, ma invece è molto più rosa, ma è bellissimo. Allora. È molto più rosa. Ah, pensavo che era più duro, no? Così. Però comunque è bello. È costruttore questo. Infatti manco cola più di tanto. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. E anche il colore è molto molto bello, mi piace. E quindi ho voluto provare adesso questo. Mi pare che questo è quello che si dovrebbe limare. Sì, questo è quello che praticamente si lima, che puoi fare anche il muretto. Mi pare di aver letto che dovrebbe essere questo, se non erro. Mi pare di sì. E questo qua, aspettate che chiudo, se ce la faccio chiudere, ok, perfetto. Questo qui, il blush, che si chiama, che è un cover costruttore, questo da quant'è? Da 15 ml. Questo l'ho pagato 9,99 euro. Questo adesso... visto che ci sono, prendo... vediamo un po'. Ok. Poi, quindi, questo adesso lo rimettiamo qui dentro la scatolina. Dopo loro nella scatolina, come sapete, come tutte, c'è questo simbolo qua che lo mettete sopra al gel per far riconoscere che gel è. Poi, passiamo a Olympia 2, il mio amato Olympia 2, il gel da 50 ml, che per questo mi stava finendo. Eccolo qua, sempre da 50 ml, mi trovo anche una bomba con questo gel che è un costruttore monofasico. Mi si è cosato tutto. Aiuto, no, sapevo. Allora, si è addensato tanto questo. Perché se estate era bello liquidino. Ah, eccolo qua, il mio amato Olympia 2. Che adesso si è addensato un pochino. Comunque d'inverno, infatti, questo è un po' più duro. Infatti, vedete che non cola più niente. Vedete. Proprio piano 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 piano. E io questo mi ci trovo che è una bomba con questo gel. Mi ci trovo molto bene. Allora, vanno così, casca così, casca. Ogni volta l'incubo con questo. Ah, mi si è accusato tutto. Scusate. Ok. Tocca pulirlo adesso, aspettate che uso uno dei pads. Ecco qua. Allora, rimettiamo dentro. Ok. Olympia 2 invece mi è costato... scusate, però adesso... da 50 ml 19,99. Poi, come novità per me, ho comprato il Creamy Builder. Ho sentito tante recensioni che è ottimo, soltanto che brucia tantissimo in lampada. Che culo. Vabbè, aiuto. E volevo provare anche questo come costruttore. Questo però è costruttore trifasico Creamy Builder. Non ci credo che ce l'ho tra le mani, che l'ho visto sempre nei video. Del colore dicono che a tante persone non piace, ma invece non è tutto sto brutto come colore, sinceramente. Tanto dopo alla fine uno ci mette un colore, oppure lo vuole lasciare così, però alla fine, voglio dire. Eccolo qua. È più rosato, in lampada, sì, in lampada, in telefono pare un po' che va sul giallognolo, una roba del genere, invece no, è rosato. Madosca, se è duro. Wow, è durissimo, eh. Vi faccio vedere la densità, infatti, vedete. No, questo è proprio non cola più niente, poi fa 800.000 mani. Dita. Vedete, sta fermo lì. Non si smuove di un millimetro. Bellissimo.
Anche questo qui non vedo l'ora di provarlo, non vedo proprio l'ora. Per vedere com'è. È bello duro. Se ce la faccio a chiuderlo, forse ce la famo. Sì, ok, perfetto. Allora, il Creamy Builder invece l'ho pagato. Vediamo un po'. Allora, da 50 ml ho pagato 19,99. E questi qua sono i tre, sono i due gel che ho preso costruttore, insomma. E poi passiamo alle ultime due cosine, che sono due gel coro, che sono uscita a prendere solo due gel colorati. Se ce la faccio, guardate qua. Oh, niente, ce la fa aprirlo. Ecco, rompiamo tutto. L'ho fatta. Allora ho preso Bronzo Flash di quelli lì nuovi, che infatti io volevo acquistarli tutti questi flash, che sono veramente belli, del Classic G63, che queste sono le novità del mese scorso. Aspettate, che qui c'è un problemino. Madosca, questi sono veramente belli, li devo cercare di prenderli tutti. Questi proprio pieno micro dei brillantini. Ho scelto di prendere questo perché l'ho visto in una foto, in un video, mi è piaciuto veramente tanto, bellissimo questo Bronzo Flash. E anche il rame flash mi piace tanto. Cioè, guardate che spettacolo, bello un bel po'. Madonna, è stupendo questo. Bronzo Flash. Mi pare che era anche... ormai... Mi pare che era anche in offerta Bronzo Flash, che l'ho pagato. Dove sta? Adesso ve lo dico subito. Tu. Oh, non c'è. Aspettate. Ah, Gel Grittle, questo qui Bronzo Flash, 3,99 €. Infatti sì, era in offerta a 3,99 €. Poi ho preso un altro colore che non è dei flash, che si chiama Gioia, se non erro, se non mi ricordo male, che è un rosa, se la può aprirlo, che mi ha colpito tanto. Questo qui Gioia, Classic C96, vediamo. E Gioia, questo invece l'ho pagato a prezzo pieno, a 5,49 €. Infatti è bellissimo. Molto bello come rosa, mi piace tanto. Ah, dalla telecamera lo vedete più chiaro, invece è molto molto più acceso. Bellissimo questo, proprio top. Questo bello tanto. E questo invece a prezzo pieno a 5,49 €. E niente, questo qui è il mio acquisto che ho fatto su Passione Unghie. Come vi ho già detto prima, è stato un acquisto più che altro sulle cose che mi stavano finendo, che mi servivano. Dopo, su un prossimo ordine, ordinerò ovviamente altri colori. Questi flash li volevo prendere tutti, che sono veramente belli. Adesso vedo. Proverò il Creamy Builder, poi comunque vi dirò come mi ci sarò trovata. Olimpia 2. Questo qui ormai lo sapete, è l'amore mio, quindi mi ci trovo benissimo. Poi proverò anche... l'Easy Gloss come lucido, vedrò come ci troverò. E niente, io spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Se è stato così, mettete un pollice in su e spero che vi sia stato anche utile per i vostri acquisti su Passione Unghie, per chi fa acquisti per le unghie su Passione Unghie. Sotto il video, se volete, mi commentate. Io vi mando un grande bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!